Ciao a tutti da Croce Rossa, ragazzi. Allora, 1-1. Una partita un po' così. Allora, se guardiamo l'aspetto del punteggio, portiamo un punto a casa in trasferta. Non è nemmeno male. Però, primo quarto d'ora avevamo passato in vantaggio, avevamo fatto anche un gran bel calcio, è stata anche una bella partita. Pian piano ci siamo un po' arretrati, loro hanno preso campo e poi è venuto fuori il pareggio. Però vi chiedo prima like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e campanella, mi raccomando, ditemi la vostra su questa partita. Allora ragazzi, i tiri in porta, leggo insieme a voi le statistiche della partita. 5 tiri in porta per lo Spezia e noi 2. Quindi il gol e quel mischione che si è creato sul colpo di testa di Sounas. Colpo di tacco sempre di Suarez e poi Yemelo lì davanti. Con parata centrale di Zut, quindi sì, è stato bravo a essere lì, ecco. Il resto basta, un tiro dalla distanza di Competti, un tiro fuori di palo di Suarez e il tiro di piatto di Biasci che non ha preso il giro, è andata fuori direttamente. Questo siamo stati noi oggi, non c'è stato altro, sinceramente. Allora, 7,5 per Antonini. I suoi, ripeto, i suoi palloni li ha presi tutti. Tutti. Secondo me oggi potremmo uscirne anche sconfitti. Invece su calci d'angoli, palle inattive, punizioni, cross, le ha prese tutte. Però abbiamo preso di nuovo un gol su un cross. Non mi va di dare la colpa a Fulignati. Sì, forse c'è anche un po' su Zampino, però sembra di tornare sempre ai soliti discorsi. Ragazzi, è vero, lì non ha saltato, non ci ha neanche provato. Ragazzi, io questo ragazzo non riesco a vederlo bene. Chiamatemi petulante, quello che volete, ma voi guardatelo. Vi invito a guardarlo la prossima partita. Non fa altro che passare la palla all'indietro. Quando gioca, il ragazzo ha paura, si vede, è netto, non è che c'è altro da dire. Oggi contro Verde l'ha perse tutte, la sfida contro uno l'ha perse tutte, l'ha ubriacato diverse volte. Si fa poco così, sinceramente. Veroli, sul cross in cui abbiamo preso gol non è neanche saltato, pure non è che sei bassissimo, sei anche bello alto. Sì, ok, t'ha un po' sbracciato, ma insomma il calcio è anche questo, ci sono anche sbracciate fisicità. Su un cross di Verde di destro non hai neanche alzato la gamba così, l'hai proprio tenuta proprio sciallo così. Bisogna cambiare, secondo me, assetto tattico, mister, qualcosa devi vedere perché non lo so. Ripeto, se guardo l'aspetto del pareggio mi va bene. Però boh. È ovvio che è un altro Spezia in cui ha cambiato 9 undicesimi di squadra con gli acquisti, insomma non è lo Spezia dell'andata. Però boh, non lo so, due tiri in porta. Il gol è venuto perché non so come mai, Van de Putte ha fatto l'assist, l'unico strano, ed era sulla destra, quindi boh, non ho tanto da commentare, ragazzi. Cioè, è difficile perché dovrei essere contento. Lamentavo il fatto che non venivano pareggi. Però mi rammarica il fatto che, per come giochiamo il primo tempo, primi 20 minuti, cioè, diamo l'idea che possiamo fare molto di più, molto di più. E poi mi rammarico perché prendiamo dei gol. È il solito gol che prendiamo sempre. Cross così non riusciamo, cioè non lo so, io non sono un allenatore, non sono un giocatore, se no non sarei qui, è vero tutto ciò, però boh, non capisco, mister, tanto dico io no, prendiamo gol comunque, cambia assetto tattico, prova un modulo a 3 con la difesa a 3, metti subito questi bei tre difensori centrali come l'anno scorso. Abbiamo questo Antonini in più che secondo me oggi, ripeto, non ha neanche sentito la partita, veterano puro.
Bravissimo, 7,5, colpi di testa, tutti suoi erano. Marcatura, fisicità, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Però questa difesa 3, inventati qualcosa, perché tanto prendiamo gol, non, ci hanno capito come giochiamo sempre all'indietro. Siamo lì, si torna un filo, bisogna decidere cosa fare, se bisogna salvarci, questa va bene come strada, perché abbiamo fatto un punto fuori casa, con una squadra che aveva vinto a Pisa, ora ha fatto un punto, quindi sta anche bene fisicamente. Però, siccome io vedo del potenziale in noi, e secondo me eravamo anche più forti, mi dispiace. Cioè, io vorrei vederlo un assetto tattico in cui proviamo la difesa a 3, vediamo un po' cosa viene fuori. Con Brighenti l'esperto, Antonini che è un grande spolvero, la maturazione di Scognamillo che ha 28-29 anni. Per me è un bel mix perfetto per mettere in campo. E a centrocampo ti puoi sbizzarrire con le ali, con le fasce, dare una mano a Van de Putte o magari provarloci, magari centrocampista o trequartista, lo puoi provare in qualche modo. Di fasce siamo pieni, abbiamo Oliveri, abbiamo lo stesso Sunas che è in grado di farlo, abbiamo Stoppa, abbiamo D'Andrea che oggi è entrato, ha avuto 20-25 minuti, li ho visto fare poco, anzi è scivolato, però so, prova qualcos'altro. Lì davanti se non corre Tommasino Biasci non corre nessuno, non lo so ragazzi, magari io mi sto sbagliando, magari sono talmente tifoso che mi dispiace. Perché onestamente ci credevo alla vittoria oggi, perché come erano entrati, come erano, mi stavano anche piacendo. Non lo so. Si può fare di più? Si può fare di peggio? La risposta è sì e sì. Quindi niente. Ah, sinceramente, ditemi la vostra, io sono un po' confuso. Cosa fareste voi? Cosa pensate voi? Sono confuso, non ho tante parole. È un pareggio che mi porta a casa? Sì, e sono contento. Quanto siamo ora? 35 punti? E mi va bene. Ora però parlo per la prossima partita perché siamo contro l'Ascoli in casa. Abbiamo subito una sconfitta perché loro ci hanno massacrato fisicamente di pressione. Quindi non penso tu li voglia rimettere. Cioè, io penso che ora Antonini per te deve diventare un problema, mister, nel senso. È un bel problema, lo devi mettere titolare, non puoi fare a meno di Antonini. Mamma mia, che si vede. Boh, prova un cambiamento, dai, fai un assetto tattico. Riprova il 3-5-2 come l'anno scorso. Riprova, vediamo un po' cosa viene fuori. Ragazzi, ripeto, questa è la mia idea. Sono in un limbo in questo momento. Sì, ni. Tiriamo poco? Sì, abbiamo una statistica record strana la nostra, cioè nel senso abbiamo, siamo sui 35 gol. È una statistica alta per quante occasioni creiamo, cioè pochissime, quindi noi con poche occasioni facciamo gol. Quindi è veramente un record, mi sembra. Dovrei informarmi meglio, ma la statistica parla così. D'altro canto siamo una delle squadre che tiriamo di meno. Importa veramente poco, quindi si crea anche poco. Cioè non ci capita mai ancora un gol all'ultimo, un qualcosa, un lancio in avanti, un colpo di fortuna. Queste cose qui, beh, qualcosa che vada fuori e oltre lo schema e la nostra ideologia di gioco. Questo va. Mi prendo il pareggio, però. Mi prendo il pareggio e niente, dai, pensiamo alla prossima, siamo contro l'Ascoli, buona. Dai, ragazzi, va bene così. Like, condivisione, commentate, condividete, iscrizione, campanella, forza Aquile, forza Giallorossi e non mi ricordo più. Ciao ragazzi.